Bella a tutti ragazzi, qui è Ali. Oggi andiamo a vedere 5 video più stupidi su YouTube, parte 1. Vi invito ad iscrivervi al secondo canale tutto dedicato al gaming e ai vlog che trovate in descrizione e a seguirmi su Twitter e tutti gli altri social. Raggiungiamo i 200 like per la seconda parte. Numero 5. Too Stupid to Die. Questo canale è ben noto per caricare video stupidi, appunto, ma in questo video superano loro stessi. L'uomo si è infatti attaccato su tutto il corpo dell'esplosivo, lo ha acceso e ha sofferto per nulla. L'accensione della prima miccia ha causato un'esplosione a catena sul corpo dell'idiota, lasciandogli delle strisce nere sulla pelle. Numero 4. Denti volanti. Vi ricordate la pannocchia challenge? L'avevamo già vista nella top challenge più stupide e tale rimane. Questo video, che sicuramente avrete visto, non fa altro che confermare la mia decisione di catalogare tale challenge tra le più stupide. Nel video, questo tizio prova a fare la challenge, che però gli costa molto caro. Infatti deve dire addio ai suoi incisivi, che si sono rifiutati di fare una cosa tanto stupida. Che siano più intelligenti di lui? Numero 3. Mangia cactus. Skippy è conosciuto per aver fatto alcune delle challenge più stupide e anche in questo caso si accinge a fare la Mangia il Cactus Challenge. Fortunatamente non è arrivata da noi. Come potete immaginare, questa challenge non è mai, e dico mai, andata a buon fine. Potete immaginare da soli il perché. Nonostante ciò, Skippy prova a fare la challenge, soffrendo moltissimo. Ok. I have spikes in my mouth. Numero 2. Pongo. Prima abbiamo visto qualcuno mangiare il cactus e ora qualcuno che mangia il pongo. Ma è nessuno sano di mente che si mangia una mela. Sean Ice ha provato a fare questa sfida mangiando un po' di pongo blu senza mai bere. Ovviamente a tossico per i bambini. Ma nonostante ciò non vuol dire che non faccia male. Anzi, dopo la sfida è stato male per diverso tempo. Numero 1. PPAP. Tutti conosciamo questa canzone, tutti l'abbiamo cantata, ma ciò non toglie che sia stupidissima. Non solo ha raggiunto traguardi incredibili in poco tempo, ma ha anche causato una marea di parodie in tutto il mondo. Il protagonista del video ha anche partecipato a YouTube Rewind 2016, ma nonostante la sua fama, così come è nato, così è morto, nel giro di pochissimo tempo. Bene ragazzi, io come sempre vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un like, un commento, di condividere, se non siete iscritti iscrivetevi, noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video, ciao!